Dovrebbero purtroppo ancora migliorare questo aspetto qui delle qualifiche, che tra Q1 e Q3 migliori di 30 millesimi è una puttanata colossale. E queste cose qua, insomma, sono assolutamente da rivedere per forza di cose. Allora, cos'è che andiamo a migliorare con Chiamang? Il controllo. Capacità di evitare incidenti durante la gara. Riduce la possibilità che il pilota causi bloccaggi, perdite di aderenza, incidenti e errori di traiettoria. Ma non l'ha fatto, vero, in quelli Olanda. Non l'ha fatto. Ha buttato fuori solo due piloti. Vedi un po' che manca. Attenzione però, sale di livello. Proprio da 80 a 81 come overall, eh. Attenzione. Attenzione, perché c'è un voto da dover fare. Come noto, nel periodo tra la conclusione di una stagione e l'avvio della successiva, potremmo apportare delle modifiche al regolamento per rendere la Formula 1 più equilibrata e più appassionante ai tifosi. Ora, se è più appassionante, lo dite voi nei commenti. A questo scopo, stiamo proponendo nuove regole e finanze per la stagione 2023. La stagione 2023 con finanze di mezzo è brutta. Intravediamo il rischio che le squadre minori siano economicamente impossibilitate a competere. Guarda, non è il nostro caso che siamo sempre pieni di soldi. Pertanto, suggeriamo di ridurre il limite di spesa per riequilibrare le forze in campo. Di seguito sono illustrate in dettaglio le modifiche. Si prega di visionare il documento e fornire una risposta. Come sempre, chiediamo di votare nell'interesse della sportività e del futuro della Formula 1. Il limite di spesa da 141 milioni a 136,2 milioni. Vi dico la verità. Io spero vivamente che team come l'Alpine, la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull votino contro e tutti gli altri votino a favore. Sapete cosa vi dico? Io sono a favore di questa modifica. No, sono a favore. No, sono a favore, ragazzi, perché sì, così limitiamo i top team, più che noi. Let's go! Va bene. Oh, attenzione perché il simulatore è alla galleria del vento. Abbiamo le ore. Si sono restaurate le ore. E abbiamo 6,9 ore rimanenti per il simulatore e 92 ore per la galleria del vento. Let's go. Michael Loom intanto mi dice, ti dà una panoramica del Gran Premio dell'Olanda. Guardiamo un attimo che la Ferrari in testa con 502 punti e la Red Bull segue a 488 la Mercedes a meno della metà dei punti della Red Bull e della Ferrari. Patrick Stafford dice che consiglio questo weekend di essere chiesto a congratularmi con te per aver superato brillantemente le aspettative. Ma sono contento che sono felici. Magnussen si è dovuto ritirare perché è un simpaticone. Andiamo a ricercare, dovremmo avere, se non vado errato, soltanto alettone anteriore e posteriore da modificare, da poter progettare. Andiamo a progettarli adesso perché abbiamo solo due aspetti di questo tipo. Poi, fortunatamente, potremmo andare a riprogettare qualcosa che vada in controtendenza con quello che abbiamo già modificato. Ad esempio, abbiamo modificato una vettura per avere più alte velocità. O meno o bassa velocità, perfetto. Allora faremo il contrario per il prossimo progetto. Andiamo. Stiamo sviluppando tanto per l'anno prossimo. Tanto, 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 tanto per l'anno prossimo. 3,4 come al solito. E 46 come al solito anche qua. Vediamo un grandissimo improvement riguardo il flusso anteriore. E la sensibilità del flusso d'aria. Flusso d'aria, ragazzi, palesemente migliorato. L'8% è tantissimo. Miglioriamo alle alte velocità. No, in realtà no. Miglioriamo in realtà più alle basse e alle medie. Ricordiamoci che abbiamo un 10% in meno di efficienza, perché l'anno prossimo c'è un regolamento da questo punto di vista che funziona in questo modo. Ragazzi, qua non posso modificare nulla ancora, eh. Dobbiamo andare nel continuo, dobbiamo continuare per poi appare e modificare tutto. Quindi ore rimanenti, perfetto. Il raffreddamento del motore rimane così, mentre il raffreddamento dei freni è interessante. Noi siamo uno dei peggiori a raffreddare i freni, eh. Ok, il raffreddamento dei freni è estremamente importante per noi, ragazzi. Cosa va a perdere? Ah, solo zero, pochissimo, ragazzi, va a inficiare sul resto. Sappiamo benissimo, ragazzi, che purtroppo potremmo tranquillamente fare questo. Ok? Potremmo mettere tutti i valori al massimo e comunque sia ci guadagneremmo. Ok? Purtroppo è questo un difetto che devono migliorare. Perché alla fine
È migliore questo che è migliore il miglioramento che ha la bassa velocità rispetto al resto che viene leggermente downgradato. Quindi io vi dico, lascio a metà, anzi a bassa velocità. Puntiamo tutto sulla alta velocità, ragazzi. Puntiamo tutto sulla alta e la media velocità. Interessante questo, ragazzi, eh. Ha un leggerissimo downgrade sul raffreddamento dei freni 0.10. Ma aumenta la bassa velocità di nuovo, anche la media e la alta. Io direi che possiamo provare. Flusso anteriore invece cosa dice? Ah, diminuisce. Allora facciamo così. Ok. In genere a lavoro sono 10 ingegneri, quindi 5-5 come al solito. E un milione se ne va così. Oi, oi. 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 12 milioni e 8. 50 giorni tempo di completamento. Ah, resistenza all'avanzamento 60%, 10% in più direi tanta roba. Che comunque non so se nel 10% ad esempio adesso andremo al beneficio della ricerca, andremo auto della prossima stagione. Ok, scusatemi, auto della prossima stagione, c'è scritto sopra, perfetto. Quindi tutto quello che vediamo è tanto riguadagnato. Questo migliorerebbe pochissimo la velocità, in realtà. Ma ragazzi, per niente è buono questo. Abbiamo solo un piccolo upgrade. Sì, dovremmo avere un telaio in meno, bravo. E continuiamo, 47 giorni a completamento di questo. Produzione, purtroppo ragazzi, abbiamo solo due telai e non avrei mai voluto prendere altri telai. Ma evidentemente che Mag ha deciso che doveva rompere per forza un telaio. Ne produco un altro di telaio, che tanto costa poco, insomma. Inoltre, dobbiamo anche vedere le elettrode anteriori perché sono soltanto due. Quindi affrettiamoci. Quando è il prossimo evento? Tra 4 giorni. Altri due elettroni anteriori presi. Posteriori, ok. Pance laterali, va bene. Rotoscocca, ok. Perfetto. Bene, tutti i progetti sono 4. Pronti tra un giorno. Intanto, attenzione, progetto delle sospensioni e progetto del telaio. Allora, olè! Q1 passata, è abbastanza tranquillo, non c'è manco bisogno di emo slaurito. Q1 quindi è andata. Q2, fate la bet per la Q2. Noi abbiamo mangiato un dolce meraviglioso. Sì, max in pianità così come Duan. Attenzione perché comunque avevamo un bel po' di vantaggio su Lando Norris. Mezzo secondo, benissimo. Il problema adesso sarà quello di entrare in Q3. Però mi avete detto che Gasly era nel traffico, vero? Perché Alex faceva caldo. Adesso Alex quando andrò in casa nuova tornerà anche il tanto di cappello, altre cosucce. Ok, grazie Godbreak, grazie caro. Perché se mi fosse collegato ora, ragazzi, è successa una cosa molto brutta. O sono venuto a sapere di una cosa molto brutta, non familiare, però che mi riguarda tantissimo. Per questo motivo qua, ragazzi, sono stato un attimo assente. Allora, assetto, ragazzi, mamma mia! Mamma mia! Peccato. Vediamo un po' se si fa da parte. Spettacolo! Si è fatto veramente da fare in culo, vai, si è fatto. La grafica è meravigliosa, ragazzi. Poi devo provare la mod che uno di voi mi ha consigliato. Andiamo a vedere il primo settore. 28 e 8. Mamma che buona però la torta, ragazzi. Mamma mia. 28 e 8. Ah, non ne ha perso tanto in realtà Gasly. C'è davanti. Vediamo se si sposta Leclerc. Bene, 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 bene. Quanto riguarda la pizza, ragazzi, arriverà alle 10 e mezza, quindi purtroppo mia ragazza poi arriverà più tardi. E si mangia, beccherà la pizza un po'. Beh. Ciao Andrazzane!
7-4 sono in linea tutte e due. 26-5, 22-130, migliora. Gasly che si mette addirittura a P5. Arriverà Mag a mettersi in P7. Però dobbiamo fare un'altra run. Molto bene, ragazzi, eh. Molto bene, molto bene, molto bene. La vedo bene, la vedo molto bene. Ora, rientrare nel box proprio l'ultimo, ultimo, ultimo. Ma ragazzi, quanto era buona. Stesso tempo di prima? Siete sicuri del stesso tempo di prima? Uguali, identici? No, Hamilton costa troppo, ragazzo. Quizzas. Sì, Quizzas, hanno aggiustato questo problema. Assicuro per 2 decimi e 6, eh. Mamma mia, la torta era buonissima. La torta era, mamma mia. C'è il pezzo, mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Sborosa, devo dire, devo dirvi la verità, era sborosa. Sì, lo dico, lo ammetto, era sborosa. Tutto il mangio di te di una storia vendetta. Minchia, Lorenzo, che brutta roba, mi dispiace. 259, 898 era. Erano i loro tempi. Che abbiamo fatto? I nostri giri migliori, 8.30. 9.21, comunque qualche miglioramento c'è stato. Credo che Gasly sia sicuro. Mag lo dobbiamo riportare in pista. Mag lo riportiamo in pista. Ma dato che ci siamo, mettiamo in pista ancora anche Pierre, ma con le stesse gomme, via. Tanto non ci cambia noi. Scendiamo in pista. Ah, è già in pista Mag. Scusatemi, è già in pista Pierre. Ma perché non potevo uscire in pista? Carburante? Ma il carburante ce lo devi mettere tu, ce lo devi mettere. Che cazzo vuol dire sta roba? Scusate, ma non ho capito perché cazzo non potevo andare in pista con lui. È la stessa roba di Magnussen. Ah, ecco, ok, Lorenzo, però 26 anni, calma pure tu. Non fa in tempo, dite. Vabbè, ma usciva come che Mag. Va bene, ok, comunque, vabbè. Se è così, ok, la prima volta. Ma non dovremmo essere, un blocaggio in pista. Dovrebbe essere un problema. Bloccato di Ricciardo in curva 3, ma non ci interessa. Abbiamo 72 millesimi da recuperare. Andiamo a prendere i 72 millesimi. Allora, Bottas retta dietro. Bottas di solito sale sempre. Dov'è Hamilton? Hamilton è in guai grossi. Guan dietro Magnussen, ottimo. Ah, ok, Riccardo, va bene. Sono pareri contrastanti da questo punto di vista. Oh, Leclerc è fuori! Leclerc è fuori! Leclerc è fuori! E siamo dentro! In sesta e ottava posizione! Ma Leclerc è proprio fuori! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non migliora. Richiede rientro. Non rientra. Cioè non rientra, non serve più. Let's go, let's go. No, allora, ma so che parlavi mica con altre persone, poi con un'altra ragazza, scusa un attimo. Tutte vanno bene. Finché si pesca, no? Ho detto, dai, no, non si può dire. Allora, Verstappen penalità, sì, Duan, ok, penalità. Verstappen, ragazzi, è davvero forte, questo è il problema. Comunque, grande, grande, grandissima, veramente, la ass. Come finisce la Q3? Quindi, ragazzi, il migliore, ragazzi,
Quindi mi sa che un po' hanno perso punti, perché non vi aspettavate Magnussen in Q3, nemmeno io mi aspettavo Magnussen in Q3, ma così tanto bene poi tra l'altro, perché siamo messi bene, 28.827 perde nel primo settore, Mag non ha chiaramente traffico adesso, quindi può fare un bel secondo settore, un bel primo settore, sì, è il giro di lancio quindi fa niente, 28.863, 50 millesimi peggio di Pierre. Non migliora nemmeno il T2, Pierre. Va bene, direi che è andata. Rimaniamo, mi sa, P6, ragazzi, eh. Kemag è l'unico. Non migliora il T2. Kemag è l'unico, però, che ha migliorato i 5 decimi. Potrebbe effettivamente fare qualcosa. 5 decimi potrebbe essere davanti a Fernando. Sì, Lore. Non credo Max che viene a vedermi sabato. C'ha da lavorare, mi sa. Settimo? A 31 millesimi da Pierre? Ma Pierre ha migliorato l'ultimo settore? Ma Pierre ha migliorato l'ultimo settore, ragazzi, Gasly ha fatto lo stesso. Cioè, Magnussen ha fatto lo stesso tempo di Bottas. Ma? Ragazzi, sabato sono a finale Emilia, al Modena Kart, finale Emilia, ragazzi. P6, P7! E dovevamo faticare ad arrivare in zona punti. Attenzione, ragazzi, ma voi sottovalutate bellamente, bellamente Amos Lurito, ragazzi. Massa finalese, perché io dico finale Emilia? Dio santo. Massa finalese, ragazzi, estrema kart. Scusate, non mi ricordo mai. Perché è della zona. Allora, siamo un 17 da George Russell. Oh, proviamo e prepariamo l'assalto alla Mercedes. Troppo in là Verstappen. Potremmo partire però in P5 e P6, La Haas ha dimostrato intraprendenza nelle qualifiche. Ora ha la possibilità di sfruttare la buona posizione in griglia. Prestazione di buon livello nelle qualifiche per la Mercedes. E ora ha la Sempre possibilità di Mercedes deve mirare a un buon mettere. Bella piazzamento in questa gara. dinamica, questa Oggi è animazione. una giornata di sole, ma si intravede qualche nuvola. A meno di sorprese, il meteo non dovrebbe essere un problema per le squadre. Si preannuncia un Gran Premio d'Italia a dir poco entusiasmante. Ci Nuvoloso. Non c'è siamo, molta sono gente quasi dentro. pronti a partire. Mediasoft. Io andrei con Mediasoft perché io vorrei allungare il più possibile la strategia per avere, tanto qua mettiamo tanta benzina, ragazzi, tanta più benzina che possiamo. Vorrei aumentare lo stint per vedere se magari esce qualche safety car. In caso di safety car mettiamo le dure. Mettiamo il massimo della benzina e occhio perché dovrebbe esserci questo bug di alcuni che hanno problemi a finire la gara. Tra l'altro, posizione di partenza P6, posizione di partenza P7. Come faccio a vedere le arretrate di sub? Non. Perché alcuni. Ah, in caso di setti. Grazie Roberto, perfetto. Ok. Max, mi sembra che una do non doveva esserci perché voleva la bet. Voleva farla per un altro. La bet. Sì, c'è anche la bandiera rossa a scanso, volendo. A scanso di equivoci, direi che possiamo. Ok, dopo vedrò per la roba là, degli scatt... Vedrò. Se qualcuno. Devo capire chi è. Se magari qualcuno ha chiesto regalala a quello, no, non lo faccio. Regalare le sub, no. Sono i vostri punti, ragazzi. È meglio così per voi anche. Dopo fate tipo i fessi, i fessacchiotti che si fanno fregare, non è il massimo. Allora, Pit comunque al giro 31, possiamo anche fare il giro 30, non è che ci offendiamo. Probabilmente il ritmo gara sarà sempre, signori, quello del media. Insomma, 3, 2, 1, andiamo. Ecco i piloti schierati in griglia sotto un cielo per lo più sereno. Insomma,
Ecco qui Pierre Gasly. Non è a ridosso dei primi come sperava, ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo schieramento iniziale. Ma Gasly era in abitacolo. A seguire Kevin Magnussen. Perché era fuori oggi poi senza casco? Oggi si trova tra i primi 10, ma sarà in grado di approfittarne? È il momento che stavamo aspettando. Siamo su uno dei circuiti più antichi d'Europa. Questo non adesso, no! No, no, l'Italia. Sì, pronto? Luci spente e via, partiti! Perfetto, ok, ti vengo, arrivo. Non ci posso credere, ma proprio in partenza, non ci posso credere. Ma proprio in partenza deve arrivare la pizza, non ci credo. Mica è arrivata 15 minuti in anticipo poi, ma Dio santo. Ieri leoncino alle 11 abbiamo mangiato. Allora. Non ci serve guadagnare le posizioni effettivamente. Verstappen partiva quinto, quindi solo 5 posizioni guadagnate, 3-5 posizioni perse per la penalità. Quello che possiamo fare è andare al massimo così. Lift off, please. Andiamo al massimo con la benzina, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Esatto, infatti vado sempre a letto quell'ora. Anzi, penso che non andrò nemmeno a dormire oggi, perché devo fare un sacco di cose anche per Ferrari stessa. Visto. No, non mangio più tardi. Tutta la ragazza, probabilmente una ragazza. Un tandem bianco. La Haas. Con Gasly e il capo branco. Gasly capo branco. Teniamoli. Magari non vi inculate tra di voi. Russell, Verstappen, Hamilton, Sainz all'attacco di Perez. Passa. Bella la lotta. Vediamo anche le gomme. Intanto. Media rossa. Guardate che lotta che c'è, bellissima! Penso non riesce però. Gomma di Russell e di Sainz usata, eh? Perché la gomma di Guan Yu Zhou e di Latifi è nuova. Gomma usata per loro, ragazzi. Questo è da notare, da tenere in considerazione. 97% per me, 97% per tutti e due i piloti. Alla roggia. Prima della roggia, intendo. Ah, poi ero in giro così. Perfetto, Carlo. Ottimo. Dobbiamo tenerli, eh. Dobbiamo aumentare il ritmo, dobbiamo tenere questo ritmo. Okay. E il fatto è Pier che è quello che deve mantenerli. Pier, mantieni questo ritmo. DRS enabled, DRS enabled. Guardalo Magnussen. Sei in potenza e basta, ma se ti giuro che se fai una porcata, Mag, ti ritiro la licenza proprio. Ok, perfetto, siamo arrivati. Giri in quanto girano davanti? 27, 9, 28, 0, 28, 0, 28, 0, 28, 2, 28, 4, 28, 5, ok? Andiamo a vedere meteo come dovrebbe essere, non dovrebbe mai piovere, dovrebbe arrivare a esserci una gommatura alta verso la fine del Gran Premio, al momento è molto bassa e non me ne capacito onestamente. Auto ok, strategia di gara perfetta, andiamo, rimaniamo così. Ora è Magnus ad aver perso un sacco. DRS. Un pochino. Ok, basta. That was a very good lap.
Giro veloce di Leclerc, giro veloce di tutti. Dio, 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 Magnussen ha perso il DRS. La 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 la. E Kevin Magnussen è tornato, è tornato, è tornato, è tornato. Facciamo finta che non è successo nulla. Allora, allora, occhio, occhio. DRS attivo. Bottas, Bottas ha bloccato dietro. Interessante. Cos'è? È stato Roggia? Bottas. Eh sì. Ecco il bloccaggio. Bello perché non ha perso tempo. Praticamente un pochino, ma non troppo. Tosta, ragazzi, mantenere il ritmo, eh. Non dobbiamo essere smart, smart, smart. Verstappen su Hamilton. Verstappen su Hamilton. Guadagna la terza posizione. Potrebbe anche un giro veloce di Leclerc, però 1.9 a 5 dopo 5 giri, ragazzi. È arrivato, che cazzo fanno? Calma, calma. Rimane dietro, adesso però lo passa, lo passa, lo passa. Allora, noi rimaniamo in questo distacco, 27.6, 26 e 7 che Mag ha fatto. Ancora così di farmi dei brutti ricordi. Ma sono mica ricordi tra un pilota inglese e un pilota olandese, belgo, belga. E ragazzi, avere Magnussen così vicino al culo di Gasly, vi dico che i ricordi del Vietnam non sono così tanto lontani. Tutto abbastanza bene, Roberto. L'occhio di destra si vede così così. Non ci vede mai in realtà l'occhio di destra, purtroppo è sempre un decimo. Ragazzi, penso che comunque Leclerc ci prenda e ci superi. Non abbiamo granché. Ocon ha perso il contatto. Una volta che perdi contatto, quantomeno siamo nei primi 10. Ok, Leclerc passa. It's not over for us. Perfetto. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Oh, cazzo. Tutto a posto. Cosa fa? Cosa fa? Oh, la Madonna, con. No, no, era Alonso. Ma Alonso, ragazzi? Sì, sì, tormento, per forza. Dovrebbero avere un calo tra poco le soft. Aspetto le due. Non lo sappiamo. Qualcuno molto gialla. Testa coda di Yuki. Diamo uno sguardo. Siamo su Tsunoda. Oh no, non ci credo. Ha così potresti anche rimanere bloccato, eh. La squadra si dispera. La squadra dice porco. No. Siamo fuori zona. Non abbiamo il passo, si vede proprio che non abbiamo il passo. Ma in una pista come Monaco, Monza. Una pista come Monza non è. Need to drop the pace. Possibile. Come on, you can do this. Copy. Mode push. Copy that. Alonso is on fire, ragazzi, eh. Alonso è palesemente. Steven Dyer chase un fenomeno su FIFA. Two goal in pre-campionato di doppietta pure alla prima di Coppa. Ma sembra che grazie, Porto, ti ringrazio. Ma l'hai preso perché si chiamava Amo, so perché ti interessava. Ok. Mi fate il mio onore. Marco, che cazzo è? Che cosa dire comunque che
Magnussen sta spingendo Gasly. Però è vero anche che Magnussen purtroppo era rimasto per sbaglio su aggressivo, ecco perché. Sì, ho sbagliato. We need to push. Yeah. Dovremmo esserci ancora. Che palle! È ancora un secondo e uno. Che mag è andato, mi sa. No, che mag è sempre dietro, ok. Che mag ha rotto le palle! Dobbiamo cercare di guadagnare. Settodecimi. Russell, Leclerc supera un pilota al giro. Nel senso, con il rosso non riesce a passare. Hamilton! P3. Che gara, ragazzi. Non è facile, eh. E siamo quella quarta forza praticamente del campionato. In realtà CE auto generato nella squadra creata da zero. Non lo ho cercato. Che culo, pensa un po'. Russell. Va Verstappen dentro su Hamilton, tagliando tantissimo. I due in questa curva si amano tantissimo. Russell ritorna. Vediamo come sono le gomme degli altri, come medie degli altri. Siamo comunque quelli che usano di più, quindi non possiamo usare troppo la gomma. C'è il comando per lasciarlo passare volendo, sì, ma non ha senso. Ah, siamo sotto. Merda! Copy. Come on, let's close the gap to the cars ahead. Copy. Perso tantissimo. Che manga ha perso tantissimo. No, mamma mia quanto abbiamo perso con che manga. Non riesci più a recuperare, Mag. No, non riesci più a recuperare. Se farai nota tra di loro, hanno perso il DRS. Hanno perso il DRS, non si può cadere. Hanno perso il DRS dei piloti davanti. No, l'hanno recuperato perché comunque, in qualche modo, avevano il testa coda. Avevano il. Il resto degli altri 2-4, qua stiamo perdendo tantissimo. Niente. Ah, un testa coda. E niente, si è creato un altro gruppetto con Kemag. Kemag, vabbè, è inferiore a Gasly, lo sappiamo, quindi va bene. Quindi la gara è qui. Peccato, abbiamo una punta contro due degli avversari. Dovrebbe star meglio, sì, Albon è andato là. Si saprebbe altrimenti. Quanto ha girato? Malissimo, vero? 27-6. Sì, non è il ritmo. È migliore degli altri a parte Alonso. Va bene. Non possiamo spingere troppo, ragazzi. Leclerc in live, ragazzo. Io gliel'ho chiesto, ma a visualizzata non ha risposto. Non glielo ho potuto chiedere dal vivo. Purtroppo, undicesimo giro, ragazzi. La situa è questa. Leclerc davanti anche a Perez, signori. Lotta incredibile, Perez recupera fino anche al primo posto con Verstappen che sbara la strada alle Leclerc. Qua dovrebbero toccarsi e tutto. Ok, è momento di far passare Piero.
Fermi, fermi, safety, 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 safety. Safety car, box, 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 box con Pierre. Proviamolo, proviamola, 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 pazzia. C'è stato un incidente. Incidente tra più auto. Diamo un'occhiata. Ed ecco qui Max Verstappen. Davanti? Mica l'ho visto che è davanti. Ecco il contatto, sì, succede di tutto in pista. L'avevo appena detto. La squadra è parecchio delusa. L'avevo appena detto. Speriamo che riescano a riprendersi. A casa della Ferrari. A casa della Ferrari. Che Mag, proviamo la l'assurdità con Che Mag. Proviamo l'assurdità con Che Mag. Perez is out. Perez è out. Ok. Verstappen ha anche penalità, oltre che all'alettone, suppongo, rotto, vero? Sì. Non faccio la doppia sosta perché voglio un attimo tenermelo lì, Gasly. Ciao, John. Nel caso dovesse andare male. Ok, Magnussen è tredicesimo comunque davanti all'Aston Martin e tutto. Gasly è qui tranquillo. Mag, adesso mettiamogli le gomme che va meno possibile magari. E ora con la safety car rischiano quelli degli A, no? Tecnicamente, la benzina. Quando va via la safety? Questo? So overtake is available if you need it. Yeah, of course. Copy. Safety car in this lap. Attenzione! Sì! Yeah. Fantastico! Yeah. Push hard, push hard. Proviamo a passarlo Russell, yeah, che ha le soft. Proviamo a passare Russell che ha le soft, ragazzi. Racing from the control line. Copy. Charge off. Ok. Let's go for a push. Copy. Okay, Kev, no management required, so push as much as you can. Copy. Grazie Amos per intrattenermi in queste serate di sessione d'esame uomo che riceve un massaggio. Quanto lento. Grazie mille Sigran per 19, grande caro. E grazie anche Nicola Staffe, uomo che riceve un massaggio, uomo che riceve un massaggio, uomo che riceve un massaggio. Grazie a te caro, è un piacerone. Non riesce a passare Piero. Però Gasly sì. No, niente, scherzavo. Gasly no. 3-2 gialla. Non voglio rischiare troppo, ragazzi, le gomme con Che Mag. No, non puoi con Amazon Prime. Fallo che è lento com'è. È lento, dai. No, com'è? Deve stare con un blocco ruote. Non siamo noi. È già sopra un secondo. E dai, passiamolo, ti prego. We have margin to push a bit more. Yeah, copy. Grazie comune, sta andando molto bene come weekend di gara questo. Non riusciamo a passarlo. Sì, all'interno. Interno. Okay, no, eh? Già fa più. Se Stroll è già. Abbiamo sempre. Dai. Dentro. Ah, una better traction. E Che Mag passa. Stessa strategia anche Verstappen, purtroppo, mi viene da dire. Good job, Kev. Però, in realtà, non dovrebbe aver potuto scontare la penalità.
Oh, oh, oh no, 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 no. Sei salita di posizione, no. Giusto? No, no, ho visto un as. No? Ho visto un as. Che cazzo è successo? È un incidente. Vediamo un po'. Qui vediamo Daniel Ricciardo. Ah, non era un as. Cosa? Era Alonso. Contatto. Caos in che pista. Ha distrutto con. Un'occhiata al replay. Ah, doppio. Bello. Bottas. Oh, che cosa hanno fatto le Alfa e le Alpine? Ma cosa hanno fatto le Alfa e le Alpine, signore? Le Alfa e le Alpine, che cosa hanno fatto? Oh mio Dio, comunque Verstappen non può non avere penalità, mi dà un fastidio sta roba. No ragazzi, non entra in box. Ignoro con lui. No ragazzi, non entro con Pierre. Non entro. Perché al momento, siccome sono tutti molto più vicini di sorpassa One New Joe, ci posso ora credere. Guardiamo bene la Haas. Scusami un attimo, tu davvero mi stai dicendo che ho sorpassato One New Joe che è senza ala? Ragazzi, Gasly non lo metto perché dovete ricordare. Dovete ricordare che rientrerebbe praticamente dietro anche Albon. Perché adesso erano tutti più compatti. Quindi no. Grazie mille, Pixie. Need to drop the pace. Vediamo che ci va i box. Box tutti dietro. Cazzo, però vanno i box. Vanno i box. Vabbè, avevano le soft però. E hanno messo le medie. Non ce la fanno a finire la gara. Non ce la fanno a finire la gara. Bene, 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 bene. Però non abbiamo passo gara, si vede, non abbiamo passo gara. DRS aiuta, sì, ma. Ok, safety car in this lap. Copy. And we have margin to push a little bit more on the tires. Allora, K-Mag è qui, ragazzi. K-Mag è virtualmente primo. K-Mag è virtualmente primo. Il problema è questo signore qui. Charge off. Copy that. Dobbiamo passare due. Okay, Kevs, remember no overtaking until the timing line. Copy that. Sì, è tanta benzina. Come dure buone. Come medie, ok. Quanto è sprecato? Ma stai scherzando? Dai, Gasly, che cazzo fai? Ma Gasly che cazzo fa? Ok, keep it clean, focus on the pace. Che mag. Overtake available, overtake all'esterno available. Della roggia, fallo, ti prego, fallo. Fallo all'esterno della roggia, fallo. Tu puoi. Sì, ok, sì, good job, thank you. Sì, boss. C'è il sorpasso dell'as. Ok, good job, that's one. La Haas è salita di posizione, giusto? Non ha risparmiato chissà che quanto Hertz. Zero praticamente. Attenzione! Devo ringraziare in realtà Pixie TFN per l'abbonamento. E anche Nico il Bradipo, grazie mille. Nico però con 2C. Come on, let's close the gap. Lo deve passare bene, ragazzi, se no no. Non ho Hertz con K-Mag.
Ok. Fatto. Andiamo a riprendere il ritmo. Vediamo se riusciamo ad andare a riprendere quelli davanti in modo così da dare il DRS anche a Pierre. Teniamoci anche queste gomme qua, in realtà. Teniamocene un po'. Quanto abbiamo di gomma rispetto agli altri? DRS enabled, DRS enabled. Andiamo lunghi, andiamo lunghi, andiamo lunghi. Yeah. Verstappen non sta andando fortissimo, eh. È in lotta con Stroll ancora. N4. Si è appena superato Stroll, sì. Aumenta la potenza, togliamoci dalle palle anche Duan, per favore. Lo so, ragazzi. Yeah. Manca, fa fatica adesso. Box, box, box. Box Charles. Box è... Charles è partito a un dodicesimo, ragazzi, eh. O undicesimo per la penalità. Per via della penalità di due. Gomma mescola dura. Figa, vi ammazzo. Fate un danno, vi ammazzo. Sainz ha un secondo e due da Verstappen. Però Sainz deve fermarsi ancora ai box, eh. Con Gasly. Non so se conviene. KKV, no management required. Got it. Hai ragione anche tu, forse potremmo andare di rossa. Di dura con lui fino in fondo, così evitiamo che Duan stia in zona DRS e comunque così Magnussen se ne va un po' più via. Box, 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 box. Ciao Wendor, ciao, quanto tempo. Ah, traiettore no, dai. Oh, Gallo, arriva e fa cose. Yeah, end of box. Ok. Ok, understood. Con Mag è difficile, ragazzi, finire la gara. Sì, tiranno, sì, sì, tiranno le bombe. We need to push. Copy. Che Maghi è andato oltre zona... No, non è vero.
Maghi è un problema. Maghi è un problema così. Cioè, c'è Duan che è una roba imbarazzante. Let's go for a push. Ok, proviamo a vedere così. Vorrei recuperare Hearst, ragazzi. Blocco rotto di un vero avversario. Bottas. L'ho visto. Ecco il replay. Vediamo Valtteri Bottas. Quel bloccaggio poteva costargli caro. Bottas comunque oggi è uno scellerato. Ha tutto... Ah, ho capito, Wendor. Non ti preoccupare, allora. Immagino. Ah, procede bene, tutto bene. In realtà la gara, da Dio. 17-3. 27-1. C'è anche Verstappen, ragazzi. Verstappen è nella nostra stessa situazione gomma. Quindi bisogna capire cosa farà lui. Non riesce a passare bene lui, eh. Kev, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Copy that. Charge off. Copy that. Due andando avanti e due stanno davanti, allora noi sfruttiamo questa cosa qua. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Quanto girano? Quanto gira Hamilton? 32, 26 e 9. Stiamo guadagnando. Non spingiamo sulle gomme troppo. 81%, ma ok. Io vorrei capire, vorrei un'opzione che mi permetta di non passare quello davanti. Allora, in teoria però la strategia è buona, eh. La strategia in realtà è buona, perché questo mi dà la hard, questa roba qui me la dà con 5 tacche. 7-7, maledetto Sainz che però dovrà fermarsi. 7-0, non mi ruberà la vittoria. Sì, ma non è un compagno, cioè non capisco se questa roba qua dice che va bene anche. Proviamo. Andiamo a 26-3. Vediamo quanto fa ancora. 26-8. Strategia della hard. Sta andando un po' sotto. Ovviamente Pierre. Secondo me fanno un mega aggiornamento. Però no, secondo me faranno uscire un nuovo gioco. Perché questo si chiama in un determinato modo per questo motivo, ragazzi. È Fenomenal Manager 22. Hamilton non si è fermato. No, ragazzi, vedete che non conta nulla. Non sta colando un compagno. Se lo vuole passare, lo passa. Brilliant job here. Okay, Kev, no management required, so push as much as you can. Stiamo guadagnando costantemente anche su Hamilton. Oddio, come non esiste? Certo che esiste, fa comodo stare dietro, eh. Come non esiste? Esiste il tasto, non esiste, ma esiste la strategia. Staff viene trainato da Mag. Oh! Oh! Two cars out, a lot of debris. Rivediamo cos'è successo. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz. Sì, ma come ha fatto Sainz a non avere problemi? Ah no, ok, ce l'ha avuto un po'. Dagli la penalità però. Per Dio, dagli la penalità, figa. Non ha perso niente Sainz, santo Dio. Ah, dai, ha dato la penalità. Si gode.
FS7 di Yamag. Guardate quanto è bravo. Quasi quasi che la gara gli ha fatto finire così. Un'auto allargata troppo, ma non siamo noi. Qualcuno ha allargato la traiettoria. E infatti Jumper, quasi quasi. Oh, Leclerc! Ah no, visto cazzo. Sta andando molto forte Gasly in realtà. Sì, ma prima la penalità l'ha scontata in safety car, non si può fare da regolamento. Ma poi scusate, Verstappen da quando è che ha gomma rossa? No, fermi, oh! Ma quando è che ha gomma rossa Verstappen? Two cars out. Oh mamma no, è bianca. È bianca. Facciamo attenzione a Kevin Magnussen. Ecco il contatto, sì. No. Che cazzo sta succedendo? Gasly ora ha 90% di gomma e ce l'aveva anche prima. Magnussen al 38%, ma era 80%. Era l'80%. Che cazzo, 38 anche. Che cazzo è successo? Danni lievi alle alettone posteriori e le sospensioni. Questo non possiamo fare nulla. Ha rovinato le gomme, giusto, ha rovinato le gomme. È vero. Giusto. Le gomme spiattellate, non ci ho pensato, è vero, simuliamo anche questo. Merda! Cazzo! Merda! Non abbiamo una gialla nuova nemmeno. Merda! No! Duan, sei un cane, cazzo! Questa qua al 38. Questa qua purtroppo non possiamo andare avanti con questa gomma, ragazzi. Che giro siamo? Metà gara. Non ce la facciamo a fare un pit stop con la. Dio santo, Dio. Andiamo avanti un pochino di più. Andiamo avanti un pochino di più con Kemag. Vediamo se ci ha messo la gomma. Vediamo se ci ha messo la safety. C'è stato un testacoda? Diamo un'occhiata. Guardiamola meglio. Qui abbiamo Joe. Clamoroso. L'auto si è girata. Non c'è la safety. Non pare non esserci la safety. If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Copy. Keep pushing. Copy. Spingiamo un pochino con Pierre, dato che ci siamo. Vediamo in quanto giriamo in questo. Vediamo in quanto giriamo. Duan box, godo. Animale, sei un cazzo di animale, sei. Sette due, possiamo ancora mantenere. Sembra che qualcuno sia andato largo. Ok, that's good, yeah, very good. Need to drop the pace. Okay.
Ah, vediamo okay. Cos'è successo. Gasly. Rivediamola. È Pierre Gasly. Già passato Gasly. Gasly ha passato già. Madonna, Final Destination veramente, raga. Non vuoi scherzare, ma... Oh, una roba... Eccolo qua, il cliff, ovviamente. No, ragazzi. Hamilton non aveva le gomme rosse. Hamilton non aveva le gomme rosse, però, eh. Hamilton non aveva le gomme rosse. E infatti ha le medie, ma gli dà le rosse. Ma che cazzo sta succedendo? La Tifi è più 11. Box, infatti, Hamilton, perché secondo me è perché ha le rosse. Ma ragazzi, adesso devo andare box. Russell è quello che vincerà a mani basse. Russell vincerà a mani basse. Bug grafico, ok. E mettere soft. Dovrebbe essere dietro di noi adesso, no? Dovrebbe essere lì. Dio santo, Wan Yu Zhou, va, vai, vai a cagare, vai. So we keep focusing on the pace. Ah, ok, tutto va bene. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Ok, understood. What the situation? Qua dobbiamo passarli, figa. Overtake available. No, troppo consumato le gomme. Ok, Pierre, we don't have enough battery. Yeah, ok. Ho capito, però figa, dai, passiamolo. Very good job, Pierre. Passa adesso, vai avanti. This was good. Ok, che mag. Ora... Secondo lo stint così dobbiamo andare così con lo stint di Kemag. E via. Vediamo un po'. Kemag adesso è libero. No, va bene così, ragazzi. Soft nuova, va bene. Purtroppo fa parte delle gare. Che Guan Yu Zhou ci sta dietro, Need to drop the pace. Ok. Box Tsunoda. Ok, ragazzi. Ragazzi, sto già usando il carburante. Vedete che sono tre tacche rosse. È arrivata la mia ragazza, raga, quindi al momento quello che posso dirvi è che ci possiamo mantenere così, tanto il ritmo è quello che è. Faccio vedere un attimo Gasly. Arrivo giusto, porto vedere un attimo la prova della ragazza.
Eccomi qua. La pizza? La pizza è là, non l'ho ancora mangiata nemmeno io. Aspetta un po'. Sì, ho pulito. Ok, è arrivata la mia ragazza, è arrivata con la gattina. Ok, allora, gas uguale accumulo. Gas accumulo, sì, va bene. Non c'è modo di fare altro, ragazzi, qua però. Non c'è modo di fare 26.4 che mag. Che peccato, signori. Ciao John. Per la Tifi in zona punti, signori. Con la possibilità di... No, non la finisce. Sainz deve rientrare in box. Russell vince il Gran Premio, signori. Gasly adesso in accumulo, sì. Allora, la gara è ancora aperta in realtà. La gara è ancora aperta in realtà. Vediamo un po', 26 e 3. La differenza tra dal leader, allora 17 secondi dal leader. Hamilton tecnicamente potrebbe ancora vincere il Gran Premio nel caso. E la Magnussen a 9 secondi da Gasly. Un Irish, insomma. Fondamentalmente. Allora, Pierre deve avere un ritmo leggermente minore. Perché se no non ci arriviamo al traguardo. Quindi mettiamo così. 70% per quanto riguarda Kimmang. Ragazzi, questa è la situazione. Un ASC potrebbe aiutarmi, sì. No, ragazzi, non ha così che una guida. Le mani me le vedete sempre. Qui controllo con il mouse. Allora, guardate che non mi tamponino. Stavolta è stato tamponato Pierre, cioè, scusami. È stato tamponato Magnus e non ha tamponato, il che è una cosa veramente strana. Tra l'altro è quello che ha gomme più fresche, se non pensiamo a Tsunoda. No, di Bad era un incrocio, una battuta. Oh, finalmente ci siamo torti dalle palle. Mario Gioca ha sbagliato qualcosa, Siamo qualcuno arrivati. Sainz box. Perfetto, Sainz arriverà dietro a un Magnussen che sta passando la Tifi. Magnussen ha qualche problema, sì ragazzi, Magnussen ha problemi all'alettone posteriore e al... Cos'era? Alle sospensioni posteriore. La Haas è salita di posizione, ha qualche danno, giusto? Poverino. Mi ha fatto... Sta facendo un miracolo in realtà. 25-7 Norris. Gasly quindi fa così. Si direbbe un testa coda. Albon piace pure a 4. La loggia. Rivediamola. Questo è il momento con Albon. E qui non farlo incrociare adesso. Allora, 26-1. No, ragazzi, Hamilton non ha due rosse. Hamilton ha una rossa. Eccolo qua, intanto l'attacco di Ricciardo ha una rossa. Era un bug grafico quello di prima. Ha un bel ritmo, sì, Jojo. Ed è un peccato, poteva fare grandi cose. Però dovrebbero avere un calo di ritmo, sinceramente. Gasly è in terra di nessuno. Però arriverà Sainz sicuramente. E gran ritmo, in realtà. Continua ad avere un gran ritmo che mag. Che peccato, 26-3, 25-6, 26-1. Andiamo a prendere con il giorno. Non riusciamo a prendere con il giorno perché si è attaccato a Sainz. Settore 2, bandiera gialla. Solo settore 2. Cosa? Scusami. Bottas lì. Chi Bottas... è che è andato largo? Sì, quella che mi ha dato
Qualcuno ha bloccato le ruote. È pulita, guarda che bravo adesso, tanto è messo, questo è bravo. Sì, probabile. Che Ricciardo veniva doppiato 3 volte e ora in top 5. Raga, gara pazza, in realtà Ricciardo non merita questa posizione. Però vedete, loro si tengono il DRS e dunque riescono tranquillamente a stare lì in vetta. Come succedeva con noi, insomma. Wang Yuzhou alla portata. Arriva dietro, spunta dietro Magnussen. 3-2. 3-1, 3-0. Cioè, c'è Bottas che potrebbe vincere. Esatto, infatti. Arriva Sainz dietro Gasly. 56%, 55%. Gestione secondo me magistrale. Mi piace le varie interruzioni che ci sono state, ragazzi. Tante, tante cose oggi, tanti argomenti di discussione. Ciao a tutti, Hans, già dalla chat. Ciao, Prede. E quindi diciamo che... Cioè, Bottas che ha buttato fuori... Ha ammattato mezzo mondo e comunque lì. Incredibile. Verstappen, questo è un grandissimo colpo per la Ferrari. In ottica piloti, perché sono dietro a Verstappen e Verstappen è 14esimo, ragazzi, in lotta con la Tifi. Ci sono tanti posti in cui può andare il gatto. Grazie il ceppo per i 9. Russell on cliff. Box ancora va Max, box va box, che cazzo sto dicendo, va è box Verstappen. Cliff, che ha accusa tantissimo anche Guan Yu Zhou. Leclerc è in testa. Ma Russell non ci sta. Non è Russell. Sì, no, Russell contro Bottas. Vabbè. Dove? Vabbè. Magari non potrebbe spingere in più quel gomme. Sì, sì, adesso lo superiamo, adesso andiamo a prenderlo. 5 more laps, 5 more laps. Siamo riusciti ad andare a prendere... Yeah. Andiamo. Push hard. Yeah. Non abbiamo troppa gomma, però siamo riusciti ad andarla a prendere. Siamo riusciti ad andarla a prendere di nuovo, Wanyu. E proviamo ad allungare in questo giro. Just keep dai pushing now. Tutto adesso. Yeah, dai tutto, vediamo 25-4, 27-1. Sul passo fallito di Pierre. Capisco, ha un cliff Sainz, non capisco qual è il problema. Hamilton è incredibile, non riesce a passare Ricciardo. Russell rimane in pista purtroppo, ragazzi. Vince Charles, sì. Bottas mi sa che finisce veramente P2. Una gara che poteva essere immagino, ho capito qual è il problema di senza qualche problema naturalmente, perché anche lui è stato preso da dietro da Verstappen. Ecco qual è il motivo, ragazzi. Perché? Guadagna una posizione. Dove lo leggeri? Davvero un ottimo lavoro. Tu l'hai detto? Perché sta roba? Nell'area box l'entusiasmo della squadra è a 1000. A me questo qui non sembra entusiasta. Perché fai... Cosa? Che battuta è? Forse qualcuno è andato là. Che battuta sfondo sessuale è? Lo so. Sì, le classi di Shock Number. Stream all ups. Ok, siamo arrivati... Arriveremo qui, ragazzi, in P8 con Kemag. Che grandissimo peccato, signori. Che grandissimo peccato. Mi piace comunque, abbiamo fatto veramente una gran gara, strategicamente perfetta praticamente sempre, ma è andata male. Kev, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Poi secondo di poi potevamo fare la strategia di Magnussen anche applicata a Gasly, però uno solo, ragazzi, secondo me deve provare una roba del genere, una pazzia. Quelli del genere. Purtroppo abbiamo perso un sacco di punti dalla Mercedes. Questo potrebbe essere un grandissimo gran premio dal suo punto di vista. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Allora. No!
No! The brakes are really poor. Non all'ultimo giro, ma sei un idiota. Ok, thank you. Stavo aspettando il 53esimo giro per passare. Come mio benzina potevo andare più forte, ma non mi immaginavo 2-3 safety car, capito? Non andiamo, box, non andiamo. Vediamo un po'. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz. Io volevo aspettare il prossimo giro per l'appunto. Sainz comunque calamita per tutti. Non ha più lettore posteriore, Sainz. Non è che possiamo passare 11% di gomma, Sainz. Quanti? 5 secondi. Ok. Quanto stiamo? Ma non è che stiamo. Possiamo stare davanti a. Con questa roba non possiamo. Non è che possiamo stare davanti? Let's go fight. A Sainz? Calma, ragazzi, okay. Non ha più gomme nel mentre Magnussen, sarebbe fantastico. No push. Attenzione. Il più possibile. Dai che Mag. Ultimo giro di Leclerc. Just push. Leclerc va a vincere a casa sua. Non è vero, è casa di Ferrari. Ma la Poppy, lasciala stare, va in giro. Meno male che ho pulito Poppy. Non dovrebbe stare in pista, infatti, Sainz. Sta arrivando, infatti, sta arrivando. Bella. Io senza flap anteriore, tranquillo. 32 con l'incidente. Siamo arrivati, ragazzi, eh. Non, veramente non ce la fa. Non ce la fa più. Attenzione. Cioè, gara clamorosa, ragazzi. La gara più pazza della storia. Della storia. Let's go! P6 e P7! Dovrebbero non stare. Sì, non riuscirebbero a stare in pista assolutamente. Good job, Kev. Distacco 5 secondi a 7. E a questo punto qua. Sapete che cosa faccio? Need to drop the pace. Voglio che ci arrivi. Che Magnussen arrivi davanti a Gasly. Perché se lo merita più lui. Se lo merita più Magnussen che Gasly. Leclerc. Ok. Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Ah, sti cazzi del mondiale. Io voglio la meritocrazia. We have margin to push a bit more. Ok. Il predestinato vince davanti a George Russell e Valtteri Bottas, signori. Con Gasly che verrà retrocesso dietro Magnussen, ma davanti a Sainz. Sainz che ha perso la posizione anche su Guan Yu Zhou alla fine. E andava piano stavolta. Andava piano stavolta. Mamma mia, che cavolo di gara, signori! No, non faccio FIFA dopo, devo mangiare ancora tutto. Check the flag. Che roba, signori. Yeah, that was a good try. Okay, so 14 punti incassati. Devo dire che la strategia di buttare fuori Sainz è servita. Abbiamo guadagnato molti più punti di quelli che potevamo guadagnare. Posizione di partenza, però con Ricciardo davanti non me la riesco a godere, ragazzi. Ricciardo che in Astra si prendeva 3 giri dagli altri e davanti. La TTP 13, bravissimo, bella gara per lui. Guardate che Sainz con più condizioni. Magnussen trionfa su tutti. Risultato fantastico. Mamma mia. E non è proprio colpa sua, Mirko. Era proprio distrutta la macchina. Posteriore. Preso 2 volte. Una giornata più che guardali, soddisfacente. Guardali. Oh, assolutamente. Guarda che compenetrano anche il terreno. Che meraviglia. Risultato. La squadra è al quarto posto della classifica costruttori. Vi aspettiamo sul futuristico circuito di Marina Bay per un'emozionante Singapore, gara, ragazzi. Tra le strade di Singapore. Siamo arrivati a Singapore come nella realtà. Singapore come nella realtà, penso che lo faremo, penso venerdì sera si può stare. Che bella gara.
No, no, non ho vinto, Mirko, non ho vinto. Avrei potuto vincere, è stata una cosa pazzesca, non hai idea. Non hai idea di che gara è venuta fuori. Penso la gara più bella, sicuramente la gara più emozionante, più bella del campionato. Meravigliosa, proprio meravigliosa. Meravigliosa. Russell ci supera nei costruttori, potevamo stare nel piloti, potevamo stare ancora davanti, fa niente. Magnussen meritava la posizione su di lui. Siamo a 192 punti, purtroppo abbiamo perso altri 16 punti dalla Mercedes, ma va bene, direi che... sì, sì, anche io, Mirko, sinceramente, ho visto un doppio arrivo in 21 punti che sembrava poesia. Potevamo fare veramente molto di più, però che bella gara, mi sono veramente, veramente divertito. Il distacco tra i due è di un decimo, un decimo tra Hamilton e Ricciardo, pazzesco. Ma adesso voglio capire una cosa, la McLaren ha preso 10 punti, ha preso 10 punti in un gran premio, penso che anche Norris sia arrivato a punti, no? No, Norris è dodicesimo, ha preso più punti in questo gran premio praticamente che in tutto il resto dei gran premi passati. Boh. Schianti con penetrazioni, Ferrari che vince, il mio cuore non può reggere tutto ciò. Infatti, dottor Penne, sinceramente, dottor Penna, scusami, sinceramente non lo credevo possibile. E nel piloti, Leclerc lo sorpassa Max nel piloti, incredibile. Sainz guadagna due punticini e basta, ma Leclerc sopravanza Verstappen. Nel costruttori invece la Ferrari aumenta tantissimo, 28 punti contro 0. Perché lo stesso Perez, signori, è stato preso da Verstappen. Che roba clamorosa. Che gara clamorosa. Guardate Gasly, tranquillo e sereno. Punto sviluppo più uno. Tranquillo e sereno, c'è la macchina che viene portata ai box, giustamente. Secondo me c'è anche il meccanico sotto che sta pulendo il pezzo dell'elettronica che non c'è, in realtà, bellissimo. Che gara, signori.